grande emozione tornare qua, la commozione proprio del cuore, la commozione cerebrale. Sempre parlato molto male di mia moglie attraverso Zelig, 14 anni di Zelig, 14 anni ho parlato male di mia moglie, my wife, in inglese my wife, e mi rivolgo ai giovani, my wife, non ti sposare. Il 78,6% della persona che ami è acqua. Quindi quando ci litighi praticamente stai litigando con due taniche da 25. È tempo perso, vi assicuro. L'amore all'inizio è bellissimo? L'ho vissuto anch'io. La tua giovane sposa, bella, giovane, con le puppe di marmo, levigata. Si veste, non si veste, pizzi, calze, sete, svolazza da una stanza all'altra, una libellula. E tu, cretino, corretino, che cerchi di prendere. Questa è la fase A. Torna nella stessa casa dopo 2-3 anni. Non svolazza più un cazzo. C'è proprio un cartello, qui non svolazza più un cazzo. E dal buio del corridoio vedi avanzare questo Yeti, questo palombaro, delle ciabatte di gomma piuma, due leoni di gomma piuma, la tuta intera, un pigiamone di felpa, 180 bottoni. 180 bottoni vuol dire intrombabile. Con gli orsacchiotti disegnati ovunque, questi orsacchiotti ti guardano così, come dire, ma come fai, come cazzo fai? È tutto vero! Ed è una cosa terribile. Ti muovi, ti agiti, sudi nello stesso letto per qualche anno e poi nasce una meraviglia. Io ho un Bernardo di 17 anni, bello come il sole, a 17 anni. Sono già 5 anni che in casa non lo vedo più in piedi. O è sul divano, è sulla poltrona, o è sul letto, sempre col telefonino in mano. Abbiamo portato il dottore ha detto, il ragazzo non ha più lo scheletro. Lei non ha un figlio umano, signore, lei ha un polpo. Sono ormai 2 anni che non mi chiama più babbo, mi chiama con una frase corta, mi chiama dammi 20 euro. L'ho riportato dal dottore, dice, guardi, lei ha un figlio che si sta modificando geneticamente. Mi spieghi, guardi la mano destra, guardi com'è sviluppata rispetto alla sinistra. C'ha 17 anni. Insomma, a un certo punto, proprio l'altro ieri, mi fa, babbo, 20 euro, sì? Io non ce la faccio stare in Italia, io voglio studiare fuori. Non credo al mio futuro in Italia, voglio andare via, voglio andare all'estero, voglio imparare a studiare, il mio futuro deve essere all'estero, voglio andare in Svizzera, voglio andare in America, io sono andato in Svizzera, è triste, sono precisi, sono ordinati, ma sono tristi dentro, anche gli alberi sono più tristi dei nostri, è tutto triste, sono andati dai grigioni, i grigioni, io credo fossero delle talpe con i dentoni, sono come noi, ma solo fuori, dentro sono tristissimi. Bellinzona, c'è una montagna altissima qui, una montagna altissima qui e in fondo c'è Bellinzona. C'hanno il sole da mezzogiorno a mezzogiorno e uno. E poi la lingua, quelle vicino al confine nostro parlano italiano, quelle francesi parlano francese, quelle tedesche parlano tedesco. Ma te la fai una lingua tua, copioni. E allora sono andato in America. In America no, sono stupidoni, sono tutti dei bambini giganti, ridono mezz'ora, gli americani non hanno storia, non hanno niente. Vi faccio un parallelo. Mentre in Italia un certo Palladio, un architetto a Vicenza, dentro la sua calzamaglia, disquisiva con i suoi artigiani e operai sulla costruzione di un teatro meraviglioso, l'Olimpico, il primo teatro nel mondo chiuso indoor, i primi in Italia, no, i primi nel mondo, dall'altra parte del mondo, in un angolino c'era Toro seduto e Toro in piedi. Toro in piedi se faceva un cazzo di TP e faceva, ma devo fare sempre io Toro in piedi. E cazzo, io sono Toro seduto, all'anagrafe sono andato per primo, non mi rompere i coglioni.
un tipì, quattro pali legati con una pelle di bisonte che puzzava di sterco animale, una schifezza. Perché gli indiani hanno tutte le borchie, tutte le rughe sotto il viso? Perché non davano un cazzo dentro quel puzzo di merda lì? E poi non hanno niente, non hanno cultura. Noi abbiamo l'Arena di Verona, abbiamo il Colosseo, abbiamo delle meraviglie. Loro, io sono andato là, mi hanno portato a vedere Fort Alamy. Fort Alamy. Più di 20 minuti, Dorothy, col brochure, non diceva niente, che non c'era un cazzo, c'era tutto il parcheggio, c'era la molla del cancello. Poi finalmente, meno male, trovo la scuderia. Questa scuderia, qui sono i cavalli, più di 80 cavalli c'erano. Qui ci pisciavano, qui ci cagavano e qui ci pisciavano. Questa è un'altra grande scuderia, 180 cavalli. Qui invece ci pisciavano, qui ci cagavano, qui ci pisciavano e qui ci cagavano. E poi dice, però qui c'è un errore, che qui c'è scritto ci pisciavano, invece ci cagavano. Vuole depriare, guarda, venetone d'Italia, ciao.